E bella a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo spacchettamento qui su Brawl Stars. Bentornati dopo l'episodio precedente in cui abbiamo trovato ben due abilità speciali. È stato uno spacchettamento molto buono, ma oggi speriamo di trovare un nuovo brawler perché ci serve, voglio un brawler nuovo da provare, con cui giocare, insomma con cui divertirmi. Comunque adesso, bando alle ciance, andiamo subito a spacchettare perché ho messo da parte tante nuove casse, sia blu sia viola, e speriamo insomma di trovare qualcosa di buono. Eccoci qua con il nostro Spike Sakura con circa una quarantina di casse, ma per iniziare io direi di prendere questa qua del cammino dei trofei. Chissà che non sia quella buona. Subito, forza, vediamo i punti di Tara e i punti di Nita. Va bene, dai, non potevamo sperare di iniziare col botto, però insomma non sarebbe stato male. Vediamo in questa prima cassa cosa troviamo. Beryl e Tara di nuovo. Bene Tara, sapete che è un brawler che mi piace moltissimo e non vedo l'ora di portarlo a livello massimo. In questa nuova cassa i punti di Bo e i punti ancora di Tara. Bene, dai, è il momento di Tara. Spacchettiamo rapidamente che non voglio perdermelo. 50 monete, bene. Punti di Carl, punti di Stecca. Oggetto bonus, il biglietto degli eventi. Cominciamo subito con i nostri bellissimi biglietti degli eventi. Speriamo di no. Vediamo qui, abbiamo ancora Carl e ancora Nita. Va bene, dai. In questa nuova cassa 21 monete, punti di Brock e punti di Bombardino. Bene così, insomma, bene, per modo di dire. Però dai, 22 monete, Eugenio e Boh ancora. Boh, ancora non è mai salito di livello, quindi insomma ce li prendiamo i suoi punti. 30 monete, Bombardino e Colt. Ok, 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 ok. Ancora nuova cassa. Forza, forza, forza. Punti di Stecca, punti di Dynamite e oggetto bonus, biglietto degli eventi. Va benissimo. Nuova cassa, 18 monete, punti di Rosa e punti di Penny. Bene, anche i punti di Penny, mi piace Penny, non vedo l'ora di portare anche lei a livello massimo, quindi insomma, bene così. 15 monete, punti di Bo, che tra poco sale di livello, e punti di Beryl. Va bene, dai, nuova cassa, vediamo qui cosa troviamo. 13 monete, punti di Jesse e punti di Bibi. Bene, anche Bibi, non è male, insomma. Un po' lenta nel caricare il suo colpo, però quando colpisce fa tanto male. Punti di Dynamite e punti di Beryl. Va bene, va bene, va bene. Dai, nuova cassa. 18 monete, punti di Stecca e punti di Jesse. Oggetto bonus, biglietto degli eventi. Oramai lo dico ancora prima di vederlo perché, insomma, mi pare scontato. Solo biglietti degli eventi oggi, già l'abbiamo capito. Comunque, Bombardino e Beryl, va benissimo. Dai, dammi un nuovo brawler. Su, 50 monete, punti di Tara e punti di El Primo. Lo sto usando El Primo, è abbastanza forte devo dire, quindi va bene così. Dai, vediamo in questa cassa, punti di Beryl ancora e punti di Stecca. Oggetto bonus, due biglietti degli eventi. Va bene, dai, non demordiamo. 50 monete ancora, punti di Bull e punti di Carl. Ok, nuova cassa, 15 monete, punti di Carl e punti di Beryl. Va bene, 16 casse ci mancano, dai, forza, dammi qualcosa di buono. 30 monete, punti di Bo ancora e punti di Nita. Insomma. Forza, dai, punti di Nita ancora. Nita non mi piace invece, insomma, non so se voi lo usate, ma a me, Punti di Bibi invece, dai, ce li prendiamo, sale di livello Bibi e vabbè, dai. Forza, dammi un brawler nuovo. 18 monete, punti di Bo, che ancora non sale di livello, sale piano piano, sempre 5 di energia alla volta, insomma. Potrebbe anche sprecarsi un po' di più il gioco, eh. Punti di Beryl, e va bene, dai. Altra cassa, 30 monete, punti di Bombardino, punti del Pocio e biglietto degli eventi. Che ci volete fare? Vediamo qua, punti di Bombardino, punti di Rosa, va bene. Nuova cassa, 19 monete, punti di Stecca e punti di Tara. Va bene Tara, dai, ci piace. 10 casse mancano, forza, forza, forza. 23 monete, punti di Stecca e punti di Brock. Ok, dai. 30 monete, punti di Rosa ancora, punti di Carl. Oggetto bonus, 5 gemme, ce le prendiamo. Insomma, meglio che niente, anche se
Vogliamo la nuova skin, dai. Non dico una leggendaria, ma... ecco. Almeno qualcosa, eh. Dynamite e Rosa. Altri due biglietti degli eventi, tanto per gradire. Ma non è che gradisco tanto, eh. Però, 18 monete. Punti di Jesse e punti di Penny. Va bene. Altra cassa, forza, 23 monete, punti di Dynamite, che è lì lì per salire di livello, e 10 punti di Tara, che invece non è male. 5 casse alla fine, forza, 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 17 monete, punti di Rosa, punti di Jesse, oggetto bonus, biglietto degli eventi. Oggi non ci scoldiamo dai biglietti degli eventi, purtroppo, e insomma non va tanto bene come cosa. Comunque 50 monete, punti di Brock e punti di Carl. Questa cassa era... così così, 17 monete, punti di Bibi, punti di Nita, due biglietti degli eventi, mamma mia, oggi veramente un sacco di biglietti degli eventi, 30 monete, punti di Brock e punti di El Primo, va bene, ultime casse, almeno ultime blu, punti di Colt e punti di Bibi. E niente, le abbiamo già finite? Mannaggia. Vabbè, dopo ne avremo un'altra prendendoci i 20 gettoni che abbiamo disponibili. Però intanto apriamoci le 5 casse viola. Spezziamo un pochettino il ritmo. 53 monete, punti di Penny, punti di Bibi, punti di Bo, che ne prende 30 e finalmente sale di livello. 4 biglietti degli eventi. Wow, sono quasi emozionato, eh. Altra cassa viola, dai, 66 monete, punti di Dynamite, anche lui sale di livello, punti di El Primo e punti di Beryl. Beryl, non è che mi piaccia tanto nemmeno lui. Comunque, altra cassa, 105 monete, queste mi piacciono, 105 monete penso sia il record che io abbia mai trovato, eh. Punti di Rosa, punti di Bombardino e punti di Bibi. Due oggetti bonus, biglietto degli eventi e 5 gemme. Questa era una cassa bella cicciosa, devo dire. Guardate che roba, tanta tanta roba. Va bene, dai. Ultime due casse, 47 monete, punti di Penny, punti di Brock e punti di Nita. Altri due oggetti bonus, raddoppia gettoni, più 200, bene così. E 8 gemme. Che cassa questa. Guardate, 47 monete, 10 punti di Penny, 12 di Brock, 20 di Nita, ma soprattutto gli oggetti bonus. Che bomba! Raddoppia gettoni, più 200 e 8 gemme. Molto molto bene, dai, ultima cassa viola. 46 monete, punti di Jesse, punti di Bull e punti di Bombardino, mannaggia. Vabbè, dai. Adesso guadagniamoci quell'ultima cassa blu per chiudere lo spacchettamento. Arriviamo oltretutto, cercando di vincere o comunque di fare un buon piazzamento, a 3500 coppe, che non è male. E io direi di farlo utilizzando El Primo, che come vi ho detto sto usando in questo momento. Oltretutto, per giocare a questi livelli la sopravvivenza da solo non è male come brawler, quindi dovremmo farcela, speriamo. Allora, andiamo qua a shottare Bibi, che... dovrebbe essere una preda abbastanza facile. Ecco fatto. Così abbiamo già due potenziamenti. Andiamo a prenderci questa cassa qua. E abbiamo anche la super pronta. Quindi non male la situazione. Ok, qua abbiamo altre due casse. Tre casse che nessuno ha toccato. Sta arrivando un Bo, che però al massimo ci aiuta a spaccare le casse e niente più. Ce li prendiamo tutti noi potenziamenti. Allora, siamo a 6 potenziamenti. Potremmo attaccarlo. Ah, vabbè, lui viene qua e si suicida. Grazie mille. Vediamo se anche Stecca decide di suicidarsi. No, Stecca è un pochino più intelligente. Ok, Bo è morto e ci dà due potenziamenti. Adesso anche Stecca dovrebbe fare una brutta fine. Perde anche mezza vita. Ecco, è andato. Dai, 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 la super e ce l'abbiamo facile. 11 potenziamenti, siamo allo scontro finale, siamo oltretutto qui in mezzo, vediamo chi arriva. È lui che decide giustamente di suicidarsi, abbiamo vinto e bene così, dai. Ottima prestazione, abbiamo stradominato. Ci prendiamo questi 40 gettoni grazie al bonus raddoppia gettoni appunto. Arriviamo a 3500 coppe, quindi possiamo prenderci queste monete gratis. Sono solo 50, quindi vabbè. Ma soprattutto abbiamo un'altra cassa da spacchettare, che non sia quella giusta. Vediamo.
17 monete, punti di Beryl e punti di Nita. Mannaggia, oggetto bonus, un biglietto degli eventi. Il modo proprio giusto per concludere questo spacchettamento, direi, no? Vabbè, dai, selezioniamo di nuovo il nostro Spike e facciamo la chiusura. Come al solito io vi ringrazio di aver visto il video sino alla fine, vi invito a lasciare like, commentare, condividere e soprattutto iscrivervi al canale se non volete perdervi altri spacchettamenti che speriamo siano un pochettino più fortunati di questo. Le altre volte c'era sempre andata bene, questa volta insomma, Io vi invito oltretutto a seguirmi su Instagram se volete, trovate il link qui sotto in descrizione o comunque mi trovate come Mad Max TV naturalmente. E niente, io vi saluto, bella! The Hypnotoad. Iscrivetevi! Non vi siete ancora iscritti? Iscrivetevi!